Ciao a tutti, sono Silvio Fiore della classe Quinta BA, Industria Artigianato della Scuola Jacopo Beccari Torino, per il Made in Italy, settore agroalimentare. Oggi faremo una pizza in teglia partendo da una biga, però bisogna prima capire cos'è una biga, come si fa e a cosa serve. La biga è un prefermento acido che si fa solo con farina, acqua e lievito e bisognerà, tra virgolette, impastarlo, ma in modo grossolano, proprio per non far formare la maglia glutinica. Maglia glutinica che serve per sostenere un impasto e dargli struttura. Detta in modo più semplice, una sorta di rete proteica che si crea man mano che noi impastiamo. Per far sì che essa avvenga, ovviamente serve il glutine. Glutine che, come ben sappiamo, è composto da gliadina e glutinina. Grazie al tenore di proteine che sono all'interno della farina, ovviamente vanno in base alla farina che noi scegliamo, e grazie all'acqua e tramite un'azione meccanica, così facendo si crea il glutine. Come si vede nel video, come io ho fatto nel video, come sicuramente vi sarete chiesti voi, perché ho cambiato farina tra la biga e il rinfresco. Ora ve lo spiego subito. Quando si parla di farine migliori o farine peggiori, bisogna tutto mettere ovviamente in un determinato contesto. Nel nostro caso sono tutte e due farine di grano intero, raffinate e prive di qualsiasi elemento esterno al chicco. Queste due farine sono adatte sia per la panificazione che per la pasticceria. La vera differenza principale tra queste farine sta nella loro forza, cioè nella presenza più accentuata o meno di glutine. Detto in parole più semplici, se una farina ha più glutine è una farina più forte, se una farina ha meno glutine è una farina meno forte. La farina manitoba è una farina forte, cioè in grado di trattenere di più le bolle di gas che si sprigionano all'interno della lievitazione. Quindi ora che abbiamo capito la vera differenza tra una farina debole e una farina manitoba, cioè forte, ora possiamo capire il perché io nella mia ricetta, nella biga ho usato una farina forte e invece nel rinfresco ho usato una farina debole. Ovviamente per la biga, che aveva una lievitazione di 18 ore, ho deciso di usare una farina forte. Invece per il rinfresco, che aveva una lievitazione di 4, 5, 6 ore massime, ho deciso di usare una farina debole. Come capire la forza di una farina? La forza di una farina è scritta sull'etichetta con una lettera W, cioè forza. Una farina forte può andare dai 270 ai 350 di forza, invece una debole dai 90 ai 170 più o meno. Beh, non prediligo usare la biga perché magari grazie a essa riesco ad ottenere un impasto migliore. La prediligo per comodità, per tempi, per questo. Domanda molto frequente che sento dire in giro, nei forum, internet o qualunque essi siano, è perché non usare il sale e il lievito insieme? Beh, per chi studia le farine, per chi studia gli agenti lievitanti, è una risposta molto semplice. Una risposta che tanti panettieri o pizzaioli però non saprebbero dare a livello teorico. Una risposta molto semplice che potrebbero capire tutti quanti è che il sale è un inibitore per il lievito, quindi andresti a fermare o interrompere la lievitazione. Ecco perché si dice che il sale uccide il lievito. Questi piccoli accorgimenti che io ho dato a voi ci fanno capire quanto sia importante anche per un semplice panettiere, pizzaiolo, quanto sia importante studiare le proprietà tecnologiche di ogni alimento, che sia farina, che sia olio, che sia sale o che sia qualsiasi agente lievitante. Quanto sia importante sapere le proprie proprietà tecnologiche e quanto sia importante studiarle giorno dopo giorno per capire cosa è meglio per una e cosa è meglio per un'altra. Ciao a tutti! Oggi impareremo a fare una pizza in teglia partendo da una biga. Questo tipo di biga viene fatto con 220 g di acqua, intorno ai 15 gradi, 500 g di farina manitoba e del lievito, 5 g per esattezza. Il primo procedimento sarà mettere i 220 grammi di acqua e poi aggiungere il lievito e farlo sciogliere nell'acqua. Il terzo passaggio per questa biga è aggiungere 500 grammi di farina manitoba per ottenere un impasto non ovviamente già formato ma grossolano. Come ben vedrete, si è formato un impasto molto grossolano a pezzettini, proprio perché non si dovrà formare la maglia glutinica.
L'ultimo passaggio per questa biga è incelofanare tutto in modo tale che non passi l'aria e farlo lievitare per 18 ore a temperatura ambiente. Dopo aver fatto lievitare per 18 ore, bisognerà aggiungere 500 g di farina debole e 380 g di acqua. Per poi cominciare a impastare. Quando l'impasto avrà preso del tutto, bisognerà prepararsi 25 g di sale, 30 g di olio e 50 g d'acqua. Dopo aver finito di impastare, bisognerà farla lievitare per 2 ore a temperatura ambiente, ovviamente mettendo la pellicola sopra. Dopo aver fatto la prima lievitazione, bisognerà prendere l'impasto, dividerlo in due panetti, praticamente dividerlo a metà, e poi farlo lievitare di nuovo per 1 ora e mezza/2. Come vedete, bisogna dividere in ugual misura tutti e due i panetti di impasto. E vi dovrebbe venire più o meno così, con queste bolle d'aria che sono all'interno. Dopo aver fatto lievitare l'impasto, bisognerà prenderlo, staccarlo prima di tutto. E posizionarlo nel nostro piano di lavoro con della farina. Ora bisognerà stendere. La prima cosa è un po' allargare l'impasto e cominciare a fare questo movimento. Così finché non prenderà la grandezza della vostra teglia. Inoltre è necessario oliare la teglia in modo tale che l'impasto non si attacchi alla teglia. Dopo aver steso il nostro impasto, bisognerà prenderlo con due mani, fare in modo che scivoli, tra virgolette, tutta la farina e posizionarlo nella nostra teglia e dargli la forma. Prima di andare ad infornare il nostro impasto, bisognerà mettere un po' d'olio sopra, non tantissimo ovviamente. Quando il forno sarà arrivato a temperatura, prenderemo la nostra teglia e la metteremo nel ripiano di sotto, in modo tale che dopo, alla seconda cottura, sotto si trovi già cotto. E condirla. Dopo averla condita con pomodoro, mozzarella e basilico, la si prende e la si mette a 200 gradi a metà del forno. Quando la pizza sarà pronta, la prenderemo. Questo dovrà essere il risultato finale della vostra pizza. Stesso procedimento per l'altro panetto, alla quale io ho cambiato anche il condimento e ho aggiunto da una parte il mascarpone e il gorgonzola.